Rossana aveva scritto un giorno in un colloquio, una lettera, mi pare che fosse alla Freire, non mi ricordo. Dopo non voglio che nessuno mi guardi, non voglio essere esposta, non voglio funerali, non voglio essere vista portata via in una scatola, in una bara, voglio essere bruciata e via. Questo vi spiega perché non c'è stata camera ardente, perché non c'è stato funerale e abbiamo inventato l'idea di parlarne tutti insieme in questa piazza, dando voce a tante, come dire, rapporti diversi con Rossana. Adesso abbiamo pochissimo tempo perché la piazza vi è tolta. Io non ho bisogno di dirmi la mia su Rossana perché l'ho scritta tante volte e quindi posso fare in fretta e rispettare i tempi. Voglio dire solo due cose. Vorrei innanzitutto dirvi l'eco che la morte di Rossana ha avuto in tutto il mondo. In questi giorni sono stata tempestata di telefonate da tutto il mondo e tutti i giornali, i grandi giornali, tedeschi, greci, spagnoli, francesi, hanno parlato di Rossana. Mi sono io stessa meravigliata dell'emozione che ha suscitato e del segno che evidentemente Rossana ha lasciato. E ne sono fiera, perché è anche un omaggio alla storia del Manifesto, di cui Rossana è certo stata forse la protagonista più significativa. E una seconda cosa voglio dire di Rossana, e poi chiudo. Vedete, a un certo punto, nel 1999, noi abbiamo fatto una seconda rivista del Manifesto. Si chiamava la rivista del Manifesto e si faceva dentro il giornale. Ed è stata, badato, un'esperienza molto significativa, è durata 5 anni fino al 2004. Era diretta da Rossana e da Lucio, con l'aiuto di Filippo Maone, che sempre in questi casi è prezioso. Ebbene, perché importante è stata quella rivista? A parte che è stata molto interessante, a me mi capita di rileggerla, la trovate persino online, per quanto sono gli anni decisivi, gli anni dopo la botta delle sconfitte degli anni 90, ma è stata significativa perché quella rivista, a differenza della prima, ha riaggregato tutta l'area ingraiana, che era quella da cui eravamo partiti, perché nella redazione di quella rivista c'era Pietro Ingrao, che come sapete quando facemmo il Manifesto lui restò, noi venimmo via. C'era Aldo Tortorella, che con noi non era stato mai, ma di quella corrente di pensiero aveva fatto parte. C'era persino Fausto Bertinotti. Diciamo che c'era tutta un'area unita della sinistra. Finimmo con la rivista nel 2004, molto perché prevalse lo sconforto delle difficoltà della sinistra. Questa è poi la ragione per cui Lucio ha scelto di andarsene dicendo: c'ho 80 anni, ci vorranno decenni prima che la sinistra si possa ricomporre e io a quel punto sarò morta. Però è stata un'esperienza che ha provato che è possibile ritrovarsi insieme. E una cosa voglio dire di Rossana. Rossana non è che si illudeva che la sinistra fosse gioiosa, contenta e vittoriosa. Anzi, quando è tornata dalla Francia, in qualche modo è stata colpita delle difficoltà che ci abbiamo, ma una cosa non sopportava che si restasse per questo piagnucolosi e immobili e voleva continuare a stare in prima linea. Io spero che vi abbia colpito il fatto che sia andata a fare la campagna elettorale delle elezioni europee, sia venuta nonostante sapete bene che era completamente paralizzata la Casa delle Donne a fare un'iniziativa della campagna elettorale e che sia ancora, badate, poco prima c'era stato il congresso di Sinistra Italiana e lei volle mandare un messaggio che fu letto, un messaggio di contenuto, non un messaggio formale, lungo, che fu letto da un giovane compagno molto emozionato e accolto da tutti i delegati in piedi, commossi, che cantavano l'Internazionale.
perché Rossana voleva esserci, voleva essere in prima linea. Quando tornò da Parigi, la prima cosa che mi ha detto c'è bisogno ancora una volta di una rivista. Il quotidiano non assolve questa funzione. Dobbiamo fare una rivista. Io gli ho detto, Rossana, tu c'hai, a quel punto lei aveva 93 anni, io ce n'avevo 88, detto mettiamoci a ridere, non riusciva, ma dice sì, no, ma noi dobbiamo tirare dentro gli altri, ma noi dobbiamo fare. Questo per dirvi che a quell'età lei ancora si proponeva di fare qualche cosa, e questa mi pare la cosa più bella che ci portiamo dietro. E siccome fra due minuti vi cacciano, tante cose ancora che avrei voluto dirvi di Rossana ve le dirò un'altra volta, perché certamente non smetteremo di parlare di Rossana, di riflettere, di leggere i suoi libri, di pensare a quello che ci ha dato. E allora abbiamo fatto un funerale atipico, senza bara e chiacchierando, parlando in tanti. Non è una cattiva idea, e magari possiamo inaugurare un nuovo stile, i funerali senza bara, ma con molti ricordi.